volevano vendicarsi dopo la finale europeo, e invece no, in casa loro, bene o male, facciamo uno 0-0. In casa loro un punticino fa comodo, e anche questa sera l'Italia non ha giocato malissimo. Secondo me ha fatto la sua sporca partita, ha avuto le occasioni per andare in vantaggio, certo, le ha avute anche la stessa Inghilterra, però ripeto, ennesima formazione diversa, cambiata, provata da Mancini, e comunque la prestazione, il gioco, qualcosa si vede ragazzi, non dite di no, perché io vedo qualcosa in quest'Italia e comunque... Fai 1-1 contro la Germania che è una squadra ostica. Fai 0-0 contro l'Inghilterra che è una squadra ostica. Io penso che comunque sia questo il percorso giusto, veramente, sia questo il percorso giusto. E la Nations League è una competizione fatta apposta per sperimentare e, ripeto, buttare dentro altri gio gente, giocatori, altri giovani e sperimentare. Oggi fa anche l'esordio Esposito. Bene, bene, bene. Gnonto entra nel secondo tempo, secondo me entra molto, molto bene. Ragazzi, va bene così, ora poi giocheremo in casa contro l'Inghilterra quando ci sarà. La prossima, se non sbaglio, siamo contro la Germania martedì, là in Germania, quindi non sarà semplice anche quella. So che loro stavano facendo 1-1 con l'Ungheria. Qualora fosse finita così, perché non so se è finita così, noi saremo sempre primi nel nostro girone per adesso. Quindi questo qua è un risultato positivo. Volevano vincere? Non hanno vinto alla fine. Una partita equilibrata, secondo me, comunque. Noi partiamo molto forte con quella bellissima palla di Pellegrini per Frattesi, che purtroppo poi apre troppo il tiro e la palla esce fuori di poco. Noi subiamo dopo, subito dopo quella questione lì, noi subiamo su un errore di Donnarumma, dove la stava facendo grossa con quel mancino che, quando si è sempre in quelle situazioni, bisogna sempre spazzare. Lì non ha spazzato una palla centrale per Locatelli, che viene anticipato da Abraham. Poi lo stesso Locatelli, molto bravo a recuperare su Tammy Abraham e a far sì che il pericolo viene sventagliato. Hanno fatto due tiri con Mason Mount, centrali a giro, dove però Donnarumma uno la blocca in due tempi e l'altra la blocca tranquillamente. La loro occasione più importante nel primo tempo, sicuramente la traversa, ragazzi. La traversa è veramente una questione importante. Se non sbaglio, la palla di Sterling per la corrente, sempre Mount, quindi una cavolata, che ha preso una traversa veramente importante. Comunque, se non era Mount, era un altro giocatore, lì abbia rischiato. Non so se Donnarumma l'ha toccata o no, ma lì abbia rischiato, ragazzi. Lì effettivamente abbiamo veramente rischiato, perché l'azione poteva essere pericolosa, veramente tanto pericolosa. Noi comunque non ci tiriamo indietro, perché abbiamo avuto per quella grandissima occasione, su quella bella palla di Pellegrini aperta totalmente per Di Lorenzo. Di Lorenzo di prima intenzione la mette al centro, molto bello quel cross dove Pessina liscia, Tonali la liscia, no Tonali scusate, Pessina liscia, l'altro giocatore Pellegrini la liscia, arriva Tonali a botta sicura, ragazzi, a botta sicura, tira, e lì c'è il portiere Ramsdale, che coi piedi, ragazzi, fa una parata assurda, un po' anche fortunata, perché Ramsdale, ragazzi, si era tuffato. Tonali aveva fatto un tiro direttamente in porta, lì c'era il suo piede, l'ha giustamente un attimo allungato e l'ha parata. Molto bravo il portiere, per carità, sfortunati anche noi. Tonali poteva far meglio lì, volendo sì, però se tira a botta sicura il portiere te la para, lì è più fortuna barra bravura del portiere che Tonali, che ha sbagliato un gol. Secondo il mio modesto parere. Poi c'è stato anche comunque il tiro di Pessina, abbastanza centrale, dove comunque anche lì Ramsdale la manda in calcio d'angolo. Quindi anche noi, ragazzi, abbiamo creato, il nostro l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo partono meglio loro, con due occasioni con Sterling, la prima clamorosa, no? Questa palla che arriva a James mette una palla bellissima per Sterling, che da solo a due passi dalla porta, ragazzi, la spara alta, e lì Sterling ci ha graziato, non so come ha fatto a sbagliare quel gol lì, perché ci ha ringraziato veramente. E la seconda, sempre con un'azione costruita, la palla alla fine arriva a Sterling che tira, e Donnarumma comunque la blocca facilmente. Hanno avuto anche un'occasione quasi sul finale loro con un palo preso, ma il palo non è neanche da contare, perché c'è prima il fallo di Phillips su Raspadori, che spinge appunto Raspadori. Noi nel secondo tempo proviamo a creare qualcosa. L'occasione più pericolosa, secondo me, ragazzi, ce l'abbiamo con sempre la sventagliata di Pellegrini, che a centrocampo, ragazzi, Pellegrini è troppo importante, è l'uomo in più di questa nazionale, come ora, che allarga per Di Lorenzo. Ragazzi, Di Lorenzo doveva solamente fare la stessa cosa che ha fatto nel primo tempo,
tempo, mette una palla al centro, c'era Pessina completamente libero. Purtroppo, ragazzi, quella palla la colpisce male, gli rimbalza addosso a lui stesso e se la trascina fuori. Peccato perché se faceva quella bella sfonda per Pessina, Pessina era da solo, ragazzi, era gol, era gol. Purtroppo non c'è riuscito Di Lorenzo a fare un'ennesima sponda. Poi abbiamo avuto anche un'occasione con Gnonto che comunque entra bene, riceve palla, fa un bellissimo stop, tiro esterno sulla rete. Purtroppo però anche Gnonto ha avuto la sua occasione e loro forse con Ward-Prowse da fuori area, un tiro che però comunque non ha neanche centrato lo specchio della porta, quindi non è stato un tiro così pericoloso. Se vai a vedere le occasioni, forse qualcosina in più abbiamo creato noi, ma se vai a vedere il complesso della partita, il pareggio è il risultato più giusto, ragazzi. Scamacca devo ancora un po' inquadrarlo perché fa cose stupende a cose abbastanza basilari, nel senso ti fa quello stop pregiato con quel colpo di tacco, cose da fuori classe, e poi però quando sei alto 1,90 non riesci a coprirmi un pallone, ti fai anticipare, gli storci un po' il naso. È ancora un po' acerbo Scamacca in nazionale, bisogna dargli tempo perché secondo me ha tutte le caratteristiche per essere il nostro bomber e il nostro attaccante per il futuro. Comunque ripeto, 0-0, risultato più giusto, volevano vincere, volevano vendicarsi in casa loro a Wolverhampton, ma alla fine, ragazzi, anche questa volta gli azzurri non li battono. 0-0, non abbiamo vinto neanche noi, però eravamo in casa loro. Noi il nostro pareggino ce lo siamo presi e la nostra prestazione positiva anche stasera l'abbiamo fatta. Niente, ragazzi, direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate questi due commenti, fatemi sapere un po' cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Inghilterra e Italia, ditemi un po' la vostra e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che importa, tantissimo, non costa nulla e per me vuole tanto, ragazzi, basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costi nulla e per me questo qua è un grande supporto, mi aiutate un casino a crescere il canale, condividete i video con i vostri, mi dovete scrivere anche loro e attivate anche le notifiche così non perdete i prossimi video, passate anche sotto il link in descrizione della barra di Fusi Channel, fino alla fine, forza azzurri, bella!